Mi chiamo Emanuele Pinelli, sono un professore al Liceo Scientifico Pasteur di Montemario e sono il presidente dell'Associazione Ambientalista Terra Libera. Sono orgoglioso di partecipare alla campagna della lista Calenda Sindaco, perché ogni giorno col mio lavoro mi imbatto nei problemi che hanno i ragazzi, ma anche molte delle loro famiglie, per le disfunzioni della capitale, problemi con i servizi, dai trasporti agli impianti sportivi che mancano, alla cura del verde, questi servizi che troppo spesso a Roma sono pensati per chi li fa e non per chi li riceve. Problemi con il lavoro, molti ragazzi usciranno da scuola, dall'università, non sapranno dove lavorare e spesso anche per i genitori sta diventando un problema, quando Roma invece avrebbe delle possibilità sconfinate, dall'agricoltura 4.0 alla farmaceutica, a un turismo che esca dal francobollo di centro storico in cui è ridotto oggi. C'è un problema anche sentitissimo, soprattutto dai più giovani, che è quello della crisi climatica. Una grande metropoli sembra che possa fare poco per fermare il riscaldamento globale, in realtà può fare moltissimo. Dalle comunità energetiche alla lotta agli sprechi idrici e alimentari, può fare tantissimo ammodernando gli edifici pubblici, per cui moltissime case popolari, può dotarsi di impianti che traggano dai rifiuti, da ogni singolo grammo di rifiuti, nuova materia o nuova energia per la città. E poi una cosa che con la lista Calenda ci teniamo a dire è che non vogliamo semplicemente follower, non vogliamo persone che vivano la politica come una storia su Instagram o come un unico grande tweet, vogliamo dei cittadini attivi e consapevoli, quindi più poteri reali ai municipi, quindi regolamento dei beni comuni perché si vuole prendere cura di uno spazio pubblico avendo certezze, quindi sostegno a tutte le iniziative popolari sensate e meritevoli. Tutto questo lo trovate sul nostro sito calendasindaco.it, dove c'è il nostro programma per realizzare una Roma finalmente europea, finalmente ecologica, lavoratrice, sostenibile. Cambiamo Roma, sul serio.